ci comunicano che il dottor Fusaro non può venire per ragioni personali e si collegherà tramite Skype. Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito e vi chiedo scusa perché sono, come dire, un po' bloccato e un po' a causa di un piccolo incidente che mi è accaduto. Sentite bene? Sì, sì, ci sentiamo, benissimo. Non so che cosa ho fatto qua, aiuto. Benissimo. Beh, io volevo ringraziare tutti da chi ha organizzato l'enorme sforzo che avete fatto, super eccezionale, per potermi far essere là anche se non ci sono fisicamente. Adesso possiamo provare a vedere, di cominciare con la presentazione. Vediamo un po'. Siccome non mi rendo conto di quanti siate, mi ripresento. Buongiorno a tutti, sono Fabio Fusaro e sono un chirurgo pediatra che si è occupato per qualche anno e che mi occupo attualmente di insufficienza intestinale, intestino corto. Attualmente lavoro, dopo varie peripezie internazionali, lavoro al Bambino Gesù da qualche anno, ho avuto questa enorme fortuna e sono stato integrato in questo programma di riabilitazione intestinale. Allora, qual è lo scopo della riabilitazione? Vi volevo fare un excursus su quello che è la riabilitazione intestinale e uscire un pochino da quello che è... Ah, perfetto, perfetto. Se potete alzare anche un pochino... Perché è importante avere un programma multidisciplinare di riabilitazione intestinale? Volevo parlarvi anche perché è importante focalizzarsi un pochino sul perché è importante che questi pazienti, grandi e piccoli, siano affidati a dei centri dove ci sia veramente un team multidisciplinare per i loro bisogni. Allora, lo scopo per questi pazienti è incrementare la funzione del intestino residuo per cercare di farli arrivare all'autonomia digestiva, vuol dire mangiare per bocca e crescere col proprio intestino, quello che resta. Che cos'è che fa la differenza in un team multidisciplinare? Permette di garantire esattamente l'inquadramento diagnostico, cioè inquadrare la diagnosi di questi pazienti, per permettere, che cosa, oltre alla diagnosi, un trattamento adeguato, atto a raggiungere la crescita e uno sviluppo adeguati nei pazienti pediatrici, e mantenere anche un ottimo controllo, diciamo, trofico nei pazienti adulti. Tutto ciò è, come dire, scaturisce da quella che viene a realizzarsi da una complementazione delle varie figure professionali all'interno di questo team multidisciplinare, che permette di sviluppare non solo una corretta gestione medico-chirurgica di questi pazienti, ma anche integrata da aspetti psicologici, sociali, e non ultimo lo sviluppo della ricerca per continuare ad andare avanti per questi pazienti e soprattutto non fermarsi mai, cercare di, come dire, per poter far aumentare loro le chance, appunto, di diciamo, dimenticare in parte i cattivi avvenimenti che gli sono accaduti e quindi questo stato di insufficienza intestinale. Potete vedere in questa diapositiva, ho cercato di riassumere un po' tutte le figure che ruotano attorno non solo al nostro piccolo paziente, ma a tutta la famiglia, perché non dimentichiamoci che nel paziente pediatrico in primis, ma non solo, ma anche nell'adulto, anche le famiglie vengono coinvolte. Quindi tutti noi siamo spinti e siamo coinvolti come obiettivo nel migliorare la qualità di vita di questi pazienti. Per cercare di darvi un'idea di che cosa vuol dire riabilitazione intestinale multidisciplinare, vi faccio vedere un lavoro che non abbiamo ancora pubblicato, ma è fatto parte della tesi di un nostro specializzando, il mio specializzando, con il quale abbiamo rivisto praticamente i pazienti che hanno fatto parte di due programmi integrati di riabilitazione intestinale, uno dove lavoro attualmente, cioè l'ospedale Bambin Gesù, e l'altro dove ho lavorato e dove ho creato il team di riabilitazione intestinale, ovvero sia l'ospedale universitario San Luc di Bruxelles, dove ho lavorato dopo la mia esperienza parigina. Vi do un'idea intanto, un neonato a termine, quanto intestino deve avere. Guardate solo il cerchietto rosso, pensate che un neonato a termine circa 3,5 kg ha 3 metri di intestino tutto compreso.
quando succede un avvenimento importante come la perdita dell'intestino, cioè si crea una situazione di intestino corto, voi vedete che possiamo avere degli intestini che arrivano ad essere, ad avere una lunghezza inferiore ai 20 cm e qualsiasi parte dell'intestino può essere persa dall'intestino tenue sino al colon. E quindi queste sono, diciamo, le tre grosse categorie di pazienti che, a cui possiamo, si può trovare di fronte il team per quanto riguarda l'intestino corto. Che cosa abbiamo cercato di fare noi nella nostra ricerca? Abbiamo cercato di analizzare e per capire se il nostro lavoro, una volta che abbiamo creato questo team, che si è creato e si è solidarizzato, questo team di riabilitazione multidisciplinare con tutte le figure concorrenti, quali sono i risultati ottenuti in termini di sopravvivenza complessiva dei pazienti trattati, quali potessero essere i fattori legati all'autonomizzazione intestinale, perché è importante capire se il nostro modo di vedere i pazienti è uguale a quello della letteratura internazionale e quello degli altri gruppi a livello internazionale. E infine, poiché facciamo i chirurghi, capire quali fossero i risultati della chirurgia di ricostruzione intestinale messi in opera da noi. Allora, abbiamo analizzato i dati di 114 pazienti, giusto per farvi vedere, questi sono gli anni dal 94 al 2014. Il 2014 c'è un piccolo riduzione di diciamo input di pazienti, però come vedete durante gli anni il trend di accoglienza per questi pazienti è in aumento al Bambin Gesù. Di questi 114, 105 sono stati seguiti al Bambin Gesù con una media di 3-5-9 casi per anno e addirittura siamo arrivati a dei picchi di 6-8 casi referral per anno. Referral vuol dire anche solo per delle second opinion. Dal gennaio 2013 al marzo 2015, 8 interventi di chirurgia adattativa intestinale in neonati e lattanti, quindi bambini molto piccoli, sono stati realizzati. Questo giusto per darvi un'idea di qualche, per avere un'idea dei numeri. Le cause dell'intestino corto, analizzate in tutto questo arco di tempo, sono state soprattutto, le distinguiamo in due grosse fette. Le cause erano acute, il volvo, l'enterocolite necrotizzante, e le cause malformative, atresia e gastroschisi. Poi c'era una piccola parte che altre patologie, soprattutto correlate alla motricità intestinale, in cui sono state fatti interventi di resezione. Allora, primo risultato, quanti pazienti non hanno più la parenterale? Circa il 70%, e circa il 30% sono, meno del 30%, scusatemi, sono ancora in parenterale. La sopravvivenza globale calcolata è circa del 90%. I 9 pazienti che purtroppo non sono più con noi riguardano il passato e sono pazienti che riguardano soprattutto i primi anni, in cui i pazienti erano, diciamo, non corrispondevano a una nuova era di presa in carico dell'insufficienza intestinale, in cui i pazienti erano veramente molto critici. Se ci confrontiamo con la letteratura, ricordatevi il 90% di sopravvivenza e circa il 70% di autonomizzazione. Abbiamo messo questa diapositiva solo per dire la differenza che c'è fra chi lavora da solo, cioè non ha un programma integrato, ma fa solo il chirurgo o solo il gastroenterologo e dice di occuparsi di questi problemi, e chi invece ha lavoro in un team multidisciplinare. Guardate in alto, quelli che non hanno un programma integrato vuol dire che fanno solo il chirurgo o fanno solo i riabilitatori, nel senso tipo gastroenterologo. La sopravvivenza dei pazienti con intestino corto è del 60%, e parlo di strutture importanti, quale l'Università del Michigan o Miami, in cui si occupano prevalentemente di trapianto, per esempio. Se guardate sotto, invece, quando parliamo di programma integrato, vuol dire un team completo. Per esempio a Parigi, dove io ho lavorato per ben 6 anni e mezzo, avevamo una sopravvivenza comparabile a quella che abbiamo al Bambin Gesù attualmente. Cioè abbiamo il 90% di pazienti che sopravvivono, e se voi guardate in basso a destra, la capacità di essere autonomizzati dalla parenterale è quasi simile a noi, cioè quasi il 70% dei loro pazienti è autonomo dalla nutrizione parentale. Quindi ci allineiamo con quello che fanno i grossi centri. Ho messo anche questo americano per farvi vedere un esempio europeo e un esempio americano su come anche in questo caso in Nebraska il mio amico Alan Langnas, chirurgo, trapiantatore, riabilitatore, in cui lui è uscito da questa un po' linea unitaria di gruppo non integrato, bensì ha trasformato la propria equipe, ha integrato e ha
indotto, implementato la propria equip, la sopravvivenza ha raggiunto i nostri risultati con anche una capacità di svezzamento alla parenterale simile. Tanto per darvi un'idea, in media i pazienti hanno circa 2 anni e mezzo di parenterale ciascuno. Allora, che cosa abbiamo analizzato poi? Abbiamo cercato di capire quali potessero essere i fattori in questo gruppo associati alla sospensione della parenterale. Quale potesse essere, siccome siamo i chirurghi e usiamo le mani e misuriamo la lunghezza dell'intestino, ci hanno detti anche, ma quale potrebbe essere la lunghezza minima per cui questi pazienti possono essere autonomi? Spesso quando i pazienti vengono in consultazione, chiedono quali sono i fattori prognostici, una delle domande ricorrenti è, ma con questo intestino, con questa lunghezza dell'intestino, possono autonomizzarsi, possono mangiare da soli, ce la faremmo? E poi, qual è la probabilità di sospensione della nutrizione parenterale? E poi, infine, l'ultima domanda che ci siamo fatti riguardava i risultati della chirurgia ricostruttiva autologa. Perché? Perché la facciamo? Perché è una chirurgia che sta diventando sempre più, diciamo, di primaria importanza in casi selezionati, e sottolineo selezionati, fatta da persone esperte che effettuano solo quel tipo di chirurgia, e che non si improvvisa, quindi un tot di casi per anno, e perché, come sappiamo, i risultati della terapia sostitutiva d'organo, che è il trapianto di intestino, attualmente i risultati, nonostante i passi siano fatti in avanti, nonostante rimane una rescue therapy, cioè vuol dire una terapia di soccorso qualora ci troviamo delle condizioni limite, di fronte alle condizioni limite. Tanto per dirvi, io ho fatto il trapiantatore in passato. Quindi i nostri pazienti, questi 114 pazienti, li abbiamo divisi in due gruppi. Quelli che sono ancora in parenterale, che chiamiamo on, e quelli che sono arrivati a non aver più parenterale. E abbiamo analizzato cosa è successo a 6 mesi dalla diagnosi, a 12 mesi, a 2 anni e a 4 anni. Vediamo se arriva l'altra. Eccola. Allora, che cosa abbiamo analizzato? Abbiamo analizzato che cosa potesse influenzare tutto ciò. Allora, le cause, che cosa ha procurato l'intestino corto. Abbiamo analizzato anche se il tipo di intestino corto a cui ci troviamo di fronte inficiasse ovviamente la parenterale, se potevamo per esempio dire le stesse cose a pazienti che avevano solo intestino tenue o pazienti che avessero intestino tenue di una certa lunghezza con un po' di colon e viceversa. Abbiamo analizzato anche se la quantità di intestino residuo, inteso come sia lunghezza misurata che come percentuale di intestino tenue residuo comparato a un paziente della stessa età, sano, avesse, per esempio, se questo paziente aveva circa 10% dell'intestino che di un paziente normale, eccetera. E poi abbiamo visto anche se altri fattori, quali la presenza della valvola cecale o del colon, fossero importanti. Allora, primo, quello che abbiamo visto dalla nostra analisi, ve lo faccio in breve, non vi do dati particolarmente numerici, nel senso analisi con grafici, eccetera, perché esula un po' da questo. Comunque sia, nel nostro gruppo quello che abbiamo visto sicuramente è che la lunghezza e la presenza della valvola cecale, come dice anche la letteratura, ovviamente sono dei fattori che influenzano strettamente l'eliminazione o la riduzione della nutrizione parenterale, l'autonomizzazione digestiva. In questo grafico, quest'altra diapositiva, voi vedete dei grafici. Questo è un grafico un po' così, che può sembrare complicato all'inizio. In pratica, questo vi fa vedere chi resta ancora in parenterale. Guardate la colonna di destra, 48 mesi, cioè a 4 anni dalla diagnosi di intestino corto. Quello che vi possiamo dire è la lunghezza, vedete? Addirittura a 4 anni i pazienti che restano in parenterale dovrebbero essere fortunatamente molto pochi, parlo intanto dovrebbero, perché in pratica più ci allontaniamo, più si scremano tutti quei pazienti che hanno via via intestini più lunghi di circa 15 cm, cioè tutti i pazienti al di sotto di circa 15-20 cm hanno una possibilità di essere autonomizzati dalla parenterale elevata. Anche il tipo di intestino residuo, vi ricordate la diapositiva che vi ho fatto vedere prima, è un fattore prognostico. È ovvio che il tipo 3, cioè quello più a destra, quello che ha un pezzo di digiuno, un pezzo di ileo, la valvola e il colon, è quello più favorevole. Ma questo anche per voi è ovvio. Più ne abbiamo, e soprattutto
qualitativamente più abbiamo pezzi differenti di intestino, più funzione abbiamo e quindi più possibilità. Se la riabilitazione viene fatta da tutti, quindi dal team correttamente, l'intestino migliora le proprie performance e quindi ha più probabilità di essere autonomizzato. Dopodiché vediamo anche la lunghezza. Ovviamente chi è più lungo, questo è chi resta in parenterale. Voi vedete che questo è tutto tratteggiato, è il paziente diciamo con intestino superiore ai 40 cm, cioè un paziente che ha una grossa possibilità, voi vedete, a circa 4 anni di non avere più parenterale. Pazienti che hanno intestino lungo fra 10 e 40 cm, che è la cascata in mezzo, sono quelli che hanno invece una possibilità di averlo alta, ma con un tempo molto più lungo, quindi bisogna avere un pochino di più pazienza. E poi alla fine, purtroppo, ci sono i pazienti più gravi, che sono quelli che hanno meno intestino tenue di tutti e che quindi ovviamente avranno più bisogno di attenzione e soprattutto avranno bisogno molto più di tempo e di qualcosa probabilmente in più che forse ancora oggi non possiamo dare, e che per essere autonomi dal punto di vista digestivo. Quindi abbiamo capito che la lunghezza dell'intestino è un fattore fondamentale, anche l'anatomia dell'intestino, ma non è tutto. E questo grafico complicato vi serve solo a dire, il quadrato rosso vi dice che la lunghezza è un fattore molto importante, ma il quadrato blu vi dice anche che non è tutto, e ce ne sono altri fattori importanti di cui ancora non abbiamo il peso e di cui non sappiamo ancora, fra virgolette, manipolare, e che quindi non riusciamo a, in qualche caso, controllare per migliorare l'adattamento intestinale. Ok? E questo è per quanto riguarda i fattori genetici. Adesso andiamo a vedere cosa succede ai pazienti invece che da noi chirurghi sono stati trattati con chirurgia ricostruttiva autologa. Vuol dire tutte quelle tecniche di cui avrete sicuramente sentito parlare a lungo in altre occasioni e effettuate in giro non solo per il mondo e anche da noi, che servono a potenziare le capacità dell'intestino che resta. Allora, abbiamo operato 16 pazienti di lunghezza variabile, come vedete. Di questi 16 pazienti hanno ricevuto 20 interventi chirurgici. Voi vedete, questi acronimi stanno ad indicare i differenti tipi di chirurgia ricostruttiva di allungamento intestinale fatte da noi, in particolare fatte da un solo chirurgo. L'età di intervento era estremamente variabile, fra i 4 mesi e i 12 anni, ottenendo un allungamento intestinale, questo è un dato importante, di circa 30% in media dell'intestino residuo. Quindi, primo punto, bisogna essere onesti nel dire le cose, cioè l'allungamento intestinale effettivo medio di un intestino dilatato è di circa il 30% quando si opta a qualsiasi tipo di tecnica. Poi ovviamente questa è una media, poi ci sarà un range in funzione del tipo di intestino e del tipo di problematica a cui ci troviamo di fronte. Se guardiamo poi specificamente per le varie tecniche di allungamento, la LILT e la STEP, di cui avrete sentito parlare anche là tantissimo, l'avete letto, internet, eccetera, la media è del 30%. E questi sono dati che, se voi guardate in letteratura, corrispondono perfettamente. È vero che la tecnica permetterebbe, per esempio, un allungamento del doppio, fra virgolette, ma in realtà la quantità di intestino utilizzabile non è mai la totalità di quello dilatato. Se vediamo i risultati di queste tecniche, 8 pazienti su quelli che abbiamo visto, su 16, sono stati autonomizzati, cioè il 50%. Il tempo di autonomizzazione è stato variabile e non abbiamo avuto complicanze chirurgiche maggiori. Quindi tutti i pazienti hanno avuto dei tempi di degenza magari un po' più lunghi a seconda del tipo di paziente, perché diciamo ognuno fa un po' storia a sé stante, però tutti hanno avuto un'evoluzione favorevole dal punto di vista chirurgico e direi anche dal punto di vista svezzamento della parenterale. Perché? Perché se noi guardiamo i risultati della letteratura internazionale, guardate, questi sono i centri che storicamente vi parlo di Deborah Sudan, vi parlo di Adrian Bianchi, vi parlo di Klaas Wag, vi parlo di Biren Modi, che è colui il quale lavora con Kim a Boston. Allora, voi vedete, guardate la penultima colonna, il risultato di autonomizzazione dalla nutrizione parenterale è di circa il 50-60%. Ovviamente dipende dal tipo di paziente cui uno si trova di fronte e come si trova a lavorare e dall'indicazione che viene posta.
altro risultato che vi do è che al momento un po' non è sconfortante, nella lunghezza inferiore a 10 cm nessun paziente trattato con allungamento intestinale viene autonomizzato. Ma qual è lo scopo di questo? È migliorare altre situazioni che per esempio sono l'overgrowth batterico, la stasi intestinale, le traslocazioni e i rischi di insufficienza epatica o legata all'insufficienza intestinale. In conclusione possiamo dire che da questo piccolo excursus che abbiamo fatto, che non è solo la lunghezza dell'intestino che ci interessa nell'insufficienza intestinale legata all'intestino corto, ma esistono molti fattori che influenzano, che debbono essere forzatamente studiati, che in questo momento chiunque si occupi di insufficienza intestinale in modo multidisciplinare comincia a scrutare e a sviluppare. Per esempio, le turbe della motilità associate all'insufficienza intestinale, le alterazioni della microstruttura dell'intestino, vuol dire le alterazioni della cellula, e il ruolo dei microbi che stanno dentro l'intestino e che sono un copilota di anche noi clinici nel creare un'autonomizzazione in questi pazienti. Per quanto riguarda la chirurgia autologa di ricostruzione, il mio messaggio è: attenzione, l'indicazione deve essere estremamente mirata e ritagliata attorno al paziente. Uno si può far prendere dalla foga di poter fare qualcosa manualmente, alle volte i pazienti si autonomizzano anche da soli o migliorando la presa in carico medica. Questo è visto solo se, ripeto, e lo continuo a ripetere, lo continuerò fino alla fine del mio excursus, i pazienti hanno una presa in carico multidisciplinare, da soli non si combina nulla. Quindi l'approccio multidisciplinare ultra specialistico, perché questi sono pazienti rari, è necessario. Da ciò ne concerne cosa? Che ognuno non può neanche lavorare multidisciplinare, tutti assieme nello stesso ambito, da soli nella propria regione, nel proprio stato, eccetera. Ma da questo ne scaturisce che anche noi clinici abbiamo bisogno di una collaborazione multicentrica internazionale, che è indispensabile. E allora qual è il passo seguente a cui il nostro team ha cominciato a lavorare? E qual è uno dei nostri progetti? È proprio quello di creare una piattaforma di networking internazionale, poiché comunque ognuno di noi ha lavorato, voglio dire, in ambito estero e non può negare le proprie relazioni e quindi non le può negare neanche ai pazienti, e quindi bisogna assolutamente, e questo vale anche per i colleghi esteri, scambiare informazioni, che non è solo viaggiare, ma creare che cosa? Una piattaforma di colloquio che si chiamerà probabilmente, forse speriamo, Small Bowel Syndrome Net, ma può anche cambiare nome, vuol dire colloquiare per addurre e scambiare delle informazioni su questi pazienti, per creare un registro europeo finalmente per l'insufficienza intestinale. Noi abbiamo messo in ambito neonatale, ma deve essere un ambito completo per permettere a questi pazienti di avere il miglior outcome. Oggi è imperativo. Quindi, perché? Perché anche qua molto spesso l'impressione di brodo primordiale di quello che si fa è ognuno offre, diciamo, la propria, perché magari legge o perché non va più nemmeno bene, i viaggi della speranza devono essere eliminati. Ognuno di noi oggi, per fortuna, nel 2015 abbiamo dei professionisti che hanno viaggiato, che sono ritornati nei loro paesi e che possono esprimere le proprie conoscenze, non solo perché le ha dentro di sé, ma perché può continuare a colloquiare con gli altri specialisti e scambiare idee e scambiare opzioni per questi pazienti e migliorare anche non solo l'efficacia, ma anche l'efficienza del trattamento di questi pazienti, migliorando quindi la sopravvivenza, migliorando l'output, migliorando la qualità di vita e riducendo i costi per tutti, riducendo i costi anche per il sistema sanitario nazionale. Voi pazienti siete pochi, siete rari, e quindi purtroppo alle volte c'è una, fra virgolette, non dimenticanza, ma difficoltà nel darvi qualcosa in più da parte anche istituzionale, perché ci sono dei costi. Ed è su questo che un approccio non solo multidisciplinare nazionale o locale deve essere dato, ma anche un approccio multidisciplinare in senso ampio, ed è su questo che stiamo lavorando. E personalmente stiamo battendo.
Le ricadute cliniche quali saranno? Quelle di uniformità di approccio, cioè se io parlo con il collega francese, con il collega inglese, a un certo momento dovremmo avere tutti la stessa idea. Ho quasi concluso, quindi bisogna rafforzare le nostre conoscenze. Vi faccio vedere cosa è già stato creato, questo l'ho creato, ho cominciato a crearlo quando ero in Belgio, l'ho trasmesso e l'ho portato in Italia, adesso stiamo cercando con i colleghi europei di metterlo su una piattaforma internazionale, ovviamente con il permesso. Quindi è un database che abbiamo chiamato PIRAT, ed è un programma di insufficienza e riabilitazione intestinale pediatrico, è nato sulla base di un'idea che avevo avuto io guardando altri registri, ma poi si è allargato collaborando. Vedete che ci sono dei dati che vengono immessi, naturalmente ci sarà un consenso informato a entrare da parte del paziente, da parte ci sono delle regole strettissime per poter far entrare i dati dei propri pazienti, proprio non ci sia circolazione e garantire la privacy, ma vedete è già stata creata una piattaforma. E queste sono già le strutture che mi hanno aiutato, ci hanno aiutato a entrare con cui collaboriamo continuativamente, vedete, tocchiamo un po' i quattro angoli d'Europa e ce ne sono altre che stanno cominciando a entrare. Qual è lo scopo di tutto ciò? È creare un registro comune, quindi mettere il paziente, creare dei lavori multicentrici a cui stiamo già partecipando e giusto per darvi un'idea, ci sarà un seminario al Bambin Gesù il 19 settembre 2015 dove parleremo dell'insufficienza intestinale neonatale, dove siamo arrivati oggi nel 2015. Per ultimo, prima di ringraziarvi e salutarvi, vi voglio far vedere questa diapositiva che riguarda sia noi che i pazienti. Allora, a destra ci sono dei disegni che hanno fatto anche i miei figli, ispirandosi a questo lavoro e altri bambini a questo lavoro che facciamo. A destra voi vedete una lucertola. La lucertola perde la coda ma può ricrearla, può crescere. E questo è un po' il senso che diamo a questi pazienti. Si perde un pezzo, ma cerchiamo di ricrearlo e poter dargli della potenzialità. A sinistra c'è un polipetto. Il polipo ha tante mani che si occupano di tante cose, ma alla fine confluiscono tutti nel proprio corpo, che è il paziente. Quindi questo è un po' il senso del gruppo di riabilitazione intestinale pediatrico, di cui ho l'onore e il piacere di far parte e a cui collaborano tutti i miei colleghi, tra cui Antonella Diamanti, cioè qui collaboriamo tutti, ci stiamo sforzando per dare il massimo a questi pazienti. E quindi io vorrei ringraziare tutti, ringraziare voi innanzitutto per avermi dato la possibilità di questo piccolo excursus, spero di avervi fatto capire in breve quello che abbiamo fatto fino adesso, sia come qualità per voi pazienti, sia per sforzi che stiamo facendo per migliorare sempre il nostro lavoro e sperando insomma di darvi sempre il massimo. Grazie a tutti e io avrei concluso. Non so se sente l'applauso in sala. Sì, sì. Ok. Sì. Bene, io ringrazio il dottor Fusaro e chiedo al pubblico se ci sono domande rispetto a questo intervento. Buonasera, volevo fare una domanda circa l'ultima slide che ci ha fatto vedere. Volevo sì. Chiederle, per quanto riguarda io sono Margherita Gregori, sono la segretaria dell'associazione e stavo pensando al gruppo di riabilitazione che insomma opera, non so se al Bambin Gesù oppure a livello nazionale, non so come si sta organizzando, ma forse sarebbe il caso anche di trovare dei punti di collaborazione, visto un po' la natura della nostra associazione. Adesso non so se lei è all'interno di questo gruppo, se è un'associazione già formata, se si sta formando, non so adesso. Allora, il termine è generico, vuol dire gruppo di riabilitazione, vuol dire che siamo tutti noi clinici e non solo, cioè gli operatori che si occupano di questa cosa. Ah, sono operatori. Ah, ok. Quindi a tutti, voglio dire, dalla dottoressa Diamanti alla dietista, eccetera. Allora, non è un gruppo, è un gruppo ufficialmente formato all'interno del Bambino Gesù, perché come vi ho fatto vedere, i risultati sono nostri, non so se avete, se sono stato sufficientemente chiaro. Tanto per farvi vedere allora, l'idea di quello che succede quando un gruppo affiatato funziona. Ovviamente riceviamo anche pazienti dal resto d'Italia e io personalmente ricevo anche dei pazienti, comincio a ricevere di nuovo dei pazienti dall'estero, delle consultancy dall'estero proprio perché ho questi agganci. Naturalmente
In Italia c'è qualche, come dire, per il momento non si è ancora così diffusi. Io sono al Bambin Gesù, sono rientrato in Italia da fine 2012, quindi non è molto tempo che lavoro qua. Stiamo facendo degli enormi sforzi per cercare di ottimizzare tutto ciò. È ovvio che la collaborazione con la vostra associazione sarebbe fondamentale. Il messaggio è molto semplice, il messaggio da dare non è un messaggio per dire siamo i più forti, il messaggio da dire io ho imparato a lavorare così 15 anni fa quando ho lavorato per quasi 7 anni a Necker, è un esempio, si deve lavorare multidisciplinarmente, nessuno era la figura preponderante, tutti erano delle piccole api operaie che lavoravano per il raggiungimento dello scopo che era l'ottima, raggiungere la miglior qualità di vita e il miglior risultato nel paziente, in termini, ripeto, di qualità di vita, sopravvivenza, autonomia digestiva, eccetera, eccetera. Quindi non è un tentativo di essere, come dire, gli unici in Italia, ce ne guardiamo bene e non vogliamo essere, per carità, sovrastare nessuno, però credo che dobbiamo comunque enunciare lo sforzo che stiamo facendo e che è fondamentale, che credo l'ospedale Bambin Gesù debba essere considerato un punto di riferimento, vuoi dal punto di vista appunto digestivo, per questo tipo di pazienti. Non ci teniamo, questi pazienti, vi ricordo, che non sono poi solo seguiti, fra virgolette, da noi, nel senso che ce li teniamo, ce li stringiamo, ma i pazienti vengono poi gestiti a chi ce li manda in collaborazione con, vuol dire che c'è una distribuzione dei compiti anche ovviamente con il territorio, quindi con i colleghi da cui, degli ospedali e delle strutture da cui provengono e del territorio che è immane. Certo, purtroppo ci sono ancora molti passi in avanti da fare, perché alle volte questo tipo di strutture viene, e ve lo dico proprio fuori dai denti, viene guardato con sospetto, perché c'è sempre il dubbio che ognuno voglia, tra virgolette, accaparrarsi, brutto termine, ma è così. In realtà questo è solo un modo per dire collaboriamo tutti e speriamo non restino parole al vento, perché alle volte purtroppo dopo eventi del genere le cose poi, una volta chiuse le porte, i riflettori e gli schermi, tutti amici, ma poi ognuno va a casa a fare un po' quello che vuole. E anche qua devo essere, sono estremamente sincero, non è così, non deve essere così. Andiamo a casa con delle idee, dobbiamo continuare a colloquiare, continuare anche se abbiamo delle idee divergenti, fortunatamente, nessuno ha in mano la verità. Il messaggio di questo anche piccolo talk che ho fatto è nessuno ha in mano la verità. Nessuno ha in mano la verità. Noi abbiamo dato dei risultati del Bambin Gesù, dei risultati riguardanti poi la fetta dell'intestino corto. Non ho dato i risultati dell'intestino in senso lato, perché mancano i pazienti che hanno un'insufficienza intestinale non legata alla riduzione in anatomia dell'intestino, ma il messaggio forte che vi cerco di mandare è il coinvolgimento, il non aver paura, e parlo anche ai colleghi che in sala, perché di collaborare, di colloquiare, di scambiare, di non cercare di non essere mai pregiudizievoli né giudicativi nei confronti di chiunque. Ognuno ha delle idee, sono situazioni estremamente complesse e il contributo di tutti noi, di chiunque, quando dico di chiunque, veramente di tutti, è fondamentale per la buona riuscita. Quindi è ovvio che il gruppo di riabilitazione intestinale ovvio un'esperienza che è data appunto da tutti noi che ci lavoriamo dentro da anni, nel senso sia un'esperienza pluriennale da parte di ciascuno di noi, sia da chi ha lavorato per tanti anni a Bambin Gesù, sia da chi è stato all'estero come me, che si è formato e ha fatto un percorso univoco e focalizzato su questa cosa qua. Quindi l'expertise sicuramente di questo gruppo è elevata, questo non voglio neanche nasconderlo, è certo che ci deve essere collaborazione. La domanda è complessa a rispondere, nel senso che a livello nazionale non credo che ci sia ancora una risonanza del genere, però voglio dire, ripeto, le collaborazioni devono avvenire, e il mio stimolo, è il mio, come dire, la mia... sempre il significato del mio talk, voi avete visto, io premo molto la multidisciplinarità, sì. Premo anche
all'idea che ci sia uno scambio. Quando parlo di internazionale io mi sento un po' figlio d'Europa, nel senso che ho viaggiato molto, girato, e quindi bisogna assolutamente collaborare. Grazie, grazie, un applauso dall'assemblea, grazie, la saluto. Arrivederci, grazie. Grazie.